è stata presentata a Palazzo Zanca a Messina la prima regata internazionale Messina-Siracusa-Malta. L'evento, in programma nel prossimo mese di luglio, è frutto della sintesi del partenariato tra Messina e Malta, che è stato siglato il 15 novembre scorso. L'organizzazione della regata, hanno evidenziato i rappresentanti dell'amministrazione comunale durante la conferenza stampa, rientra tra le finalità di realizzare un progetto internazionale in cui si inseriscono anche altre attività. L'obiettivo, insomma, è portare alto il nome della città di Messina anche a livello internazionale. Si tratta di una competizione sportiva di grande risonanza che consentirà anche la promozione turistica del territorio, richiamando grande pubblico e ospitando nei due giorni antecedenti la gara numerosi equipaggi. La regata internazionale partirà da Messina il prossimo 10 luglio, da Scilla e Cariddi, passando dalla terra dei ciclopi, raggiungerà la grotta del Calispo a Ogigia. La cerimonia conclusiva di premiazione è prevista il 14 luglio al Royal Yacht Club di Malta, alla presenza dell'ambasciatore d'Italia a Malta. E abbiamo nel mese di novembre incontrato il ministro Clifford Ngrima di Malta, ministro dello sport, con il quale abbiamo dialogato a lungo su quelle che potevano essere possibilità di collaborazione con Messina. E da qui nasce proprio l'idea di portare innanzitutto una su tutte quella che era questa iniziativa, che comunque ogni anno si svolgeva fra Siracusa e Malta, e che in realtà da quest'anno partirà invece da Messina e vedrà Siracusa tappa e quindi Malta come arrivo. Il prossimo anno invece avverrà il contrario, le imbarcazioni partiranno da Malta e arriveranno a Messina. Un appuntamento quindi che valorizza intanto quello che è il nostro specchio d'acqua, che noi, come ben sappiamo, la città non ha grandi iniziative, grandi attività che riguardano il mare, e questa è una di quelle che comunque vuole essere da apripista per il futuro e anche per tante altre attività che vogliamo mettere in atto. Cosa si può fare per trarre ricchezza da questo mare? Ma l'amministrazione De Luca sta puntando molto su questo. E stiamo partendo anche da quella che comunque è la valorizzazione delle nostre spiagge con l'obiettivo della bandiera blu. Proprio in queste ore si sta lavorando per creare due spazi, uno a nord e uno a sud, importanti, che ovviamente possono permettere a Messina di essere partecipe anche a questa iniziativa. La bandiera blu per noi è un momento importante, perché Messina è una delle città che ha la costa più lunga, ed è strano che in tutti questi anni non sia stata valorizzata in nessun modo, né sotto il profilo, diciamo, turistico, né sotto il profilo sportivo. L'amministrazione sta lavorando anche per restituire quelli che sono alcuni spazi che comunque fino ad oggi sono sempre stati impediti alla città. Faccio riferimento ovviamente alla zona, oltre alla zona Falcata, dove in questi ultimi mesi si sta lavorando anche su quella che è, diciamo, che è la restituzione di questa parte del territorio che fino ad oggi è sempre stata inibita alla città.